Brutta sconfitta per il notaresco che cede 2-0 in casa contro un Forlì a caccia di punti salvezza. La squadra di Cudini, sbiadita fotocopia della compagine spumeggiante che eravamo abituati a vedere, subisce un'involuzione e offre una prestazione sottotono. Solito 4-3-3 per i padroni di casa, con la linea difensiva guidata da Capitan Mozzoni, Bontà a dettare i tempi in cabina di regia e il tridente composto da Cancelli, Moretti e Minella. Campedelli opta per un 3-4-1-2 con Cortesi in posizione di trequartista dietro le punte Ambrosini e l'ex Di Benedetto. Il primo tempo non regala grandi emozioni, sono i padroni di casa a fare il primo affondo dopo due giri di lancette, con Cancelli che però non riesce ad agganciare sul secondo palo. Ancora notaresco al 23esimo con Bontà che di testa centra la traversa, ma l'azione viene fermata per un fallo del centrocampista sul diretto marcatore. La gara si sblocca al 27esimo quando il direttore di gara Casalini di Pontedera sanziona con la massima punizione l'intervento di Candellori su Cortesi. Dal dischetto Ambrosini spiazza Monti e porta in vantaggio i romagnoli tra le proteste del pubblico di Fede Rossoblù. Dopo il gol, la reazione del notaresco che sfiora il pari alla mezz'ora. Mordenti allontana col pugno in uscita la punizione di Blando. Moretti di prima intenzione trova la girata che termina di poco al lato. In avvio di ripresa prova a cambiare qualcosa Cudini inserendo Laringe e Marcelli per Blando e Cancelli, ma le idee sono poche e confuse e l'unica occasione prodotta è un colpo di testa di Minella sull'esterno della rete. Al 22esimo piove sul bagnato per i locali che perdono anzitempo Capitan Mozzoni che rimedia il rosso diretto per un colpo ai danni di Croci e con l'uomo in meno i rossoblù incassano anche il raddoppio. Il solito Ambrosini raccoglie il cross di Cenci e di testa insacca il 2-0 per la doppietta personale. Nonostante l'inferiorità, il notaresco abbozza una reazione, ma bisogna attendere la mezz'ora per vedere qualcosa di concreto, quando Salvatori, a portiere battuto, trova la deviazione di testa, ma la difesa salva sulla linea. Poi, tanto sterile possesso palla, l'ultimo sussulto in pieno recupero, quando sugli sviluppi del corner, Bontà schiaccia di testa, ma Mordenti chiude lo specchio. Il Forlì guadagna così 3 punti d'oro in chiave salvezza per continuare a sperare. Il notaresco non segna più da 386 minuti e per la prima volta dall'inizio della stagione scivola fuori dalla griglia playoff. Ma sicuramente una partita non all'altezza oggi dell'importanza della partita in sé. È vero che è stata indirizzata da un episodio del calcio di rigore, però poi dopo non abbiamo avuto la forza mentale, la forza più mentale che fisica di recuperare un risultato che era anche la nostra portata. Quindi, però il campionato è questo, si affrontano squadre dove i punti valgono doppio, squadre come il Forlì che deve cercare di fare punti per salvarsi, però noi guardiamo in casa nostra e abbiamo molte colpe, sicuramente sì, però. Un dato su tutti, mister, sono 386 minuti che il notaresco non va in gol, e forse è quello che è mancato oggi, oltre a forse qualche idea in più. Ma sicuramente è il dato più significativo per una squadra come la nostra che in un arco del campionato ha sempre fatto del reparto avanzato anche una delle armi migliori. Sicuramente in questo momento ci sta mancando. Lo sapevamo nel senso che sono già 2-3 partite che facciamo fatica. Però stiamo lavorando per questo. Oggi non siamo stati bravi a creare grossissime occasioni, però a volte le partite si possono risolvere o riindirizzare con altre caratteristiche, cosa che in questo momento facciamo fatica anche a avere. Per come siamo messi noi, ovviamente che abbiamo bisogno di punti come il pane, questa vittoria è fondamentale. È ovvio che ancora no, assolutamente non basta, siamo tutti invischiati, dobbiamo dare continuità assoluta di risultati, però oggi era importante fare risultato, addirittura siamo riusciti a vincere, quindi sono molto contento della vittoria e della prestazione dei ragazzi. Contavo non concedere tante occasioni a San Nicolò, che invece è molto bravo a crearsele con il suo gioco e con i suoi interpreti, quindi per noi era obiettivo non dargli la loro fluidità di gioco e non fargli creare occasioni da gol, e quelli sono stati bravissimi. Poi dovevamo ovviamente pungere davanti, abbiamo giocato con due attaccanti puri più Cortesi che potesse essere di raccordo a loro. Credo che abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo abbiamo legittimato con l'occasione prima di Ambrosini e poi col gol, e ci siamo presi una grande vittoria.